nervosi fondamentalmente, quindi nessuno può dimenticare che noi la domenica giochiamo per la maglia e per i tifosi, noi giochiamo per andare sotto la curva, esultare con i tifosi, dillo quelli là, andiamo lì sotto a gioire perché i tifosi sono quelli che ci fanno, ci sono un motivo la domenica per andare allo stadio, noi per fare uno spettacolo per loro, quindi assolutamente queste due cose, la maglia che è da 1912 che è la nostra penne e i tifosi sono quelli che ci accompagneranno tutta la vita e di conseguenza questi due principi non bisogna mai perdere di vista, questo assolutamente. Presidente, due riflessioni, siamo come dire in questo momento una squadra in costruzione, uso la metafora del cantiere perché parliamo anche un po' della cagata, di come procedono i lavori, dello stato di avanzamento, perché è importante, come dire, informare giornata dopo giornata anche i nostri tifosi di come procede sul nostro campo. Questa è assolutamente la cosa positiva, essere in cantiere, non solo dal punto di vista di stadio, dal punto di vista di squadra e di ripartenza anche con figure nuove. Le figure nuove ti danno entusiasmo e creare, costruire qualcosa di nuovo ti crea sempre entusiasmo, quindi da lì bisogna ripartire. Il nostro stadio è sicuramente a buon punto, nel senso che è stato demolito in tempi velocissimi, adesso c'è la ricostruzione, naturalmente, che sta andando avanti molto bene. Sono passato, ripasserò questa settimana a vedere tutti i lavori e sicuramente sarà qualche cosa di bello da vedere e di bello da vivere tutti insieme, perché ricostruire un qualche cosa che non è stato toccato a parte la curva nord poco tempo fa, però ricostruire la nostra casa è una cosa importante, il nostro tempio dove la nostra fede grigia si manifesta la domenica, di conseguenza è molto importante avere un tempio funzionale e la nostra casa viverla come fosse veramente casa nostra, perché lo è. Qualche anticipazione sugli abbonamenti ce la può dare? Sugli abbonamenti non così tanti, però ci sono delle sorprese, sicuramente ci sono due sorprese che ritengo sorprese. Una, che chi si abbona avrà un regalo secondo me quest'anno che è unico, sicuramente unico non secondo me, ma che sarà un mattone del vecchio Mocagata fondamentalmente, quindi un pezzo di storia che ognuno può portarsi a casa con l'abbonamento, quindi prendiamo gli abbonati con questo dove tengo una cosa molto bella. E la seconda cosa è, siccome la nostra brigata parterre affezionata, non solo brigata parterre ma affezionati che vanno nel parterre naturalmente non avranno più il loro settore, per il primo anno abbiamo studiato un settore che, se vi dovesse andare bene, naturalmente liberi di scegliere dove andare, a un prezzo assolutamente competitivo, nel senso assolutamente rispetto a dove sono, ma anche rispetto a dove erano prima, ci sarà una leggera aggiunta, ma niente di più, da poter stare tutti insieme, vivere la partita tutti insieme, senza dover magari fare delle scelte diverse, ma molto più dispendiose. Quindi spero che questo, quando lo comunicheremo, sarà per i ragazzi del parterre una bella sorpresa per il primo anno, in un settore diverso da poter vivere insieme a tutti noi. Ancora una cosa, anche per soddisfare la curiosità legittima dei tanti tifosi, ha idea di come sarà e dove sarà collocato soprattutto l'Alessandria, quindi la composizione dei gironi? Ancora no, perché naturalmente adesso ci sono ancora le iscrizioni delle squadre, quindi quattro squadre non si sono iscritte, altre magari hanno qualche problema, quindi bisogna definire prima quello, fare gli organici completi e poi valutare quali potrebbero essere le composizioni dei gironi. Presumibilmente potrebbe essere quella dell'altro anno, con l'aggiunta di qualche squadra e l'eliminazione di qualcun'altra che è retrocessa e fallita, e quindi potrebbe essere il prospetto dell'altro anno. O il prospetto dell'altro anno, un girone nord-centro-sud, ma penso che possa essere la versante nord-est, nord-ovest, scusate, come quella dell'altro anno, più probabilmente.